Eccoci insieme, cari telespettatori, ben ritrovati. Ben ritrovato qui con noi in studio Gianangelo Bellati, presidente Venezian Cluster. Grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Ben ritrovato il segretario della CGIA di Mestre, Renato Mason. Grazie anche a lei di essere Buongiorno qui con a tutti. Noi. E quando abbiamo il combinato disposto di queste due figure, andiamo a avere una grande panoramica su tanti aspetti, quindi per quello che mi fa particolarmente piacere. Allora, prima di andare un attimo a fare una panoramica in generale sulla situazione economica della nostra realtà, poi parleremo anche di quale autonomia, che senso ancora, se ha senso ancora parlarne, quali potrebbero essere i vantaggi e svantaggi, pro e contro, se si andrà veramente avanti oppure solo un'illusione. Vorrei proprio rilasciarmi al discorso che noi facevamo fuori onda, perché è particolarmente, secondo me, stimolante e interessante. Parto da lei, segretario, poi naturalmente so che a questo si allaccia tranquillamente anche il presidente Bellati. Parlavamo degli interessi che sono in costante aumento, gli interessi, i tassi di interesse sono in aumento, sembra che appunto il presidente Lagarde li alzerà ancora. E tanti si chiedono, ma perché? Che senso ha? Quando abbiamo avuto una politica di Draghi a suo tempo che invece li aveva contenuti, e questo aveva fatto anche andare le cose in un certo modo, non si rischia di frenare ulteriormente una certa economia, quella per esempio degli immobili che aveva preso un buono slancio, vuoi anche per il super bonus eccetera, però comunque stava andando bene. Allora, dobbiamo distinguere le due autorità che sono fra loro indipendenti, cioè la BCE, la Banca Centrale Europea, Francoforte, da Bruxelles, cioè dalle scelte politiche, dalla politica e dai governi dei paesi, sono due autorità indipendenti che hanno due logiche diverse. L'ideale è che queste due logiche, se non coincidono, almeno siano parallele, non siano l'uno contro l'altra. Quindi la domanda è molto pertinente, molto puntuale, perché abbiamo la logica oggi dei governi che è quella di garantire, promuovere una crescita dell'economia dei propri paesi, dall'Italia alla Germania, alla Francia, a tutti i paesi europei, parlo dell'Europa in questo momento. Due, c'è una preoccupazione invece della BCE, e in questo senso, chiedo scusa, i governi hanno tutto l'interesse a stimolare il credito, a stimolare gli investimenti, a stimolare la crescita dell'economia, che vuol dire poi possibilità di maggiore livello di qualità della vita. Due, abbiamo la BCE che ha invece un'altra grande preoccupazione o obiettivo, che è quello di gestire la finanza europea in modo tale da garantire che l'inflazione, in modo particolare l'inflazione, non superi una certa soglia. Convenzionalmente si è accettato un 2%. Quando l'inflazione è sotto, allora la BCE favorisce il credito, favorisce gli investimenti, eccetera, cosa che abbiamo visto, portando il tasso di interesse intorno allo zero, addirittura negativo in qualche caso. Certo. Mentre quando l'inflazione, cioè l'aumento dei prezzi, comincia a andare oltre il 3%, soglia di alert, di allarme, allora interviene aumentando i tassi di interesse per ridurre la circolazione di moneta e quindi meno investimenti e quindi raffreddare, passatemi questo termine, questa malattia dell'economia che si chiama inflazione. I due obiettivi sono, se non opposti, certamente contrastanti in questo modo. E qui nasce il problema. Mentre tutti si auspicano un aumento della crescita, la BCE dice no, guardate che l'inflazione è al 12% in Italia, 10% in Germania, come è stato nel mese di dicembre e i primi di gennaio di quest'anno, non è sopportabile. Per cui ha portato il tasso di interesse dallo 0% fino a ottobre, sostanzialmente settembre 2022, cioè 5 mesi fa perfino, l'ha portato adesso e viaggia oltre il 3%. E ha dichiarato Lagarde, la presidente della BCE, ha dichiarato che ci sarà un ulteriore aumento. Cosa succederà? Le conseguenze sono immediate. L'aumento del tasso di interesse stabilito dalla BCE comporta aumento del tasso di interesse per i soldi che vengono presi a prestito, per i mutui, sia mutui per investimenti, sia mutui per la casa, sia mutui già esistenti che avevano scelto il tasso variabile, sia i mutui nuovi. E questo ma anche per le aziende poi? Ma non c'è alcun dubbio, gli investimenti delle aziende, eccetera. E quindi c'è una minore propensione a ricorrere a credito per investimenti e quindi a raffreddare, come si dice, l'inflazione. Riuscirà.
in qualche volta è riuscita. Non c'è una formula matematica miracolosa che dice 2 più 2 è 4, punto. No, non è così in economia. Cioè io taglio in qualche modo, ti punisco, penalizzo i consumi di conseguenza. Esattamente, una conseguenza. E difatti noi scopriamo che paradossalmente gli investimenti 2022 in Italia e nel Veneto sono particolarmente cresciuti e contemporaneamente per la prima volta da almeno 25 anni abbiamo un forte rallentamento dei depositi bancari, dei risparmi. Ma questo però impoverisce un'economia di un paese, cioè di diversi paesi, perché diminuiscono i risparmi, quindi le banche anche ricevono tra l'altro meno soldi, le persone acquistano in un modo o nell'altro bene, le aziende investono meno. Tutto questo sarebbe vero, Elena, sarebbe vero se ha una disponibilità di risorse economiche, di soldi delle famiglie e delle imprese corrispondesse un investimento barra consumi. Non è sempre così, anzi, tante volte ci sono condizioni esterne, poi dirò una parola solo e capiremo, ci sono condizioni esterne che vincolano fortemente questo automatismo, ho più risorse, spendo di più in investimenti o in consumi. E qual è questa parola? Si chiama fiducia. È l'insicurezza quindi. Insicurezza, cioè, fiducia, eccetera. E quindi il governo. Quindi non è automatico. Assolutamente. Peraltro le stesse banche, anche oggi le banche sono, adesso passatemi un termine molto, come dire, plastico e teatrale, e non è un termine, come dire, corretto nel parlare del sistema finanziario, sono stracolme di denaro e non lo impiegano. Perché ci sono condizioni di sicurezza, condizioni di richiesta dell'investitore, sia esso famiglia, sia esso impresa. Terzo, qualità della richiesta. Quarto, regole che ci siamo dati in Europa che vincolano le banche a prestare un euro a fronte di accantonamenti importanti e quindi di immobilizzazioni importanti. Ci siamo date queste regole, siamo caduti nelle regole che ci siamo dati. Gianangelo Bellati, da questo punto di vista che cosa... Direi che proprio l'ultimo verbo utilizzato da Renato Mason va benissimo, siamo caduti, perché se voi ricordate, ecco, questo cadere per assurdo è stato un pochino bloccato da delle politiche, diciamo, più espansive o più permissive, esatto, da parte della BCE. Proprio ringraziamo per questo il Covid, è una delle pochissime cose positive che ha portato, perché ha ridotto questo blocco costante e continuo dei fattori, chiamiamoli, di crescita che un sistema finanziario può dare ad un'economia, degli impulsi, diciamo, che permettono appunto a tutti di lavorare di più, come si diceva poco fa, come diceva la nostra conduttrice, no? Di permettere il movimento, diciamo, la dinamica di un'economia. Ecco, la BCE in realtà è sempre stata molto restrittiva su questo, e adesso, finita l'epoca di Covid, piano piano, velocemente sta ritornando su questo. Ma l'esempio ultimo, quello delle regole che ci siamo dati sulle banche, mi fa ricordare un esempio. Quando rappresentavo il sistema camerale a Bruxelles, che avevamo degli incontri interessantissimi nel Land della Baviera, che è un castello che c'è in mezzo fra le istituzioni europee, proprio nel centro del quartiere europeo, per dire quanta importanza i tedeschi danno alla rappresentanza degli interessi dei lender, delle regioni, in questo caso a Bruxelles. E ricordo che ci fu un tentativo da parte delle banche, delle Sparkassen, delle banche, delle case di risparmio dei lender, delle case di risparmio tedesche, le quali si sentivano attaccate dalle varie regole, i numeri di Basilea che si chiamano, no? Tutti questi, appunto, quello che diceva poco fa Renato Mason, queste regole che ci siamo dati e con le quali rischiamo di cadere, perché alla fine rischiano di avvantaggiare i grossi, i grandi, e di svantaggiare le imprese più piccole, perché se l'impresa è piccola e non rispetta alcune regole che possono sembrare, e sono in certi casi assurde, alla fine rischia di morire una piccola impresa sana per un problema esclusivamente di liquidità, anche se ha ordini, anche se sta bene, anche se ha una grande potenzialità di sviluppo. Allora, io sono sempre stato un grande europeista, però non bisogna mai guardare le cose in maniera non critica. Ecco, oggi bisogna dire che queste regole che sono state date al mondo delle banche hanno provocato da una parte un monopolio in alcuni gruppi bancari, che è esattamente in contrasto con il fatto che i primi articoli dei trattati europei dicono che non bisogna avere monopoli o abusi di posizione dominante. Invece adesso abbiamo concentrato
il sistema bancario in poche imprese. Ma si è fatto di tutto per arrivare a questa concentrazione. Esattamente, esattamente. Cioè, e già questo è un primo fattore negativo, perché appunto bisogna fare delle politiche che non vadano solo a vantaggio dei grossi, ma che vadano soprattutto a vantaggio dei piccoli. E quindi questo è un primo esempio, ma l'altro esempio è proprio che il sistema della piccola impresa da queste regole rischia di essere soffocato, non aiutato. E i tedeschi quella volta, i bavaresi, ci dissero: facciamo insieme una bella lobby, insieme, lavoriamo insieme, perché queste regole che ha voluto il nostro anche governo federale tedesco vengano cambiate, vengano eliminate, no? Allora ci vorrebbe questa spinta, diciamo, dal basso, che permetta di ritornare sui propri passi su alcune politiche, perché io rappresento un cluster, no? una realtà associativa stimolata da Bruxelles a favore delle piccole e medie imprese, che è perfetta come politica per aiutare lo sviluppo della piccola microimpresa. Ma questo è tutta un'altra cosa rispetto a quello che stiamo parlando. Questo è un fatto positivo, l'altro, a parer mio, è un fatto assolutamente negativo. Ecco, torniamo a sempre all'altra questione invece, che è un po' strettamente correlata alle osservazioni che ha fatto appunto la Presidente, relativamente al discorso delle pensioni. Mi viene a sorridere perché ne parlano costantemente i sindacati, no? Che sono rimasti contrariati, un po' delusi dal fatto che l'adeguamento delle pensioni non sia stato omogeneo per tutte le pensioni, ma sia stato poi decrescente all'aumentare della pensione. In realtà poi la Lagarde ha detto no, non si dovrebbe fare. Questa, l'Italia non doveva fare questi adeguamenti, perché? E quindi c'è un veto da parte dell'Europa di indicizzare, ecco, le pensioni. Allora, un veto a oggi non mi risulta. Veto nel senso un messaggio negativo, sì, cioè sì, un messaggio, ecco, non fatelo, esatto. O fatelo in maniera molto più ridotta. Il problema nasce dal fatto che il sistema previdenziale italiano è gestito dallo Stato, è pubblico. INPS, tanto per fare il nome e cognome in modo particolare, poi qualche altro minore fondo previdenziale, e quindi gestito dallo Stato, i versamenti vanno all'INPS, vanno al sistema statale, il quale remunera le pensioni in base a delle scelte politiche più o meno condivisibili, non entro nel merito in questo momento, ma per spiegare il meccanismo. E quindi lo Stato ha detto: io adeguo il livello delle pensioni, l'aumento delle pensioni lo adeguo all'inflazione, quindi l'inflazione viaggia intorno al 10%, l'hanno adeguato intorno all'8%. Anche qui con una gradualità molto forte, l'8% per chi è sotto una certa soglia, il 6, il 4, il 2 per chi è sopra un'altra soglia, cioè hanno fatto un decalage, uno scalare dell'aumento delle pensioni. Noi l'abbiamo deciso come Stato italiano, il governo italiano l'ha deciso, eccetera, e quindi punto e a capo. E quindi il governo italiano trova le risorse per garantire tutto questo. In altri paesi, in modo particolare la Germania, ma anche in Inghilterra, ma anche in altri paesi, il sistema previdenziale è un sistema assicurativo e quindi le assicurazioni ricevono quello che da noi riceve l'INPS, ricevono e investono i denari per poter garantire la pensione e eventuali adeguamenti alla pensione. Se gli investimenti delle assicurazioni, come abbiamo visto la BCE ha detto, a zero tasso di interesse, evidentemente zero è anche il rendimento, faccio un meccanismo che non è così automatico, ma per far capire il meccanismo, zero è l'aumento della disponibilità di risorse dei fondi di pensione per adeguare le pensioni o aumentarle, eccetera. E quindi l'interesse della Germania più volte, anzi in maniera quasi ossessiva, nel consiglio di amministrazione, nel board della BCE, di dire: dobbiamo assolutamente aumentare il tasso di interesse per poter, questa è una delle conseguenze, per poter garantire ai fondi pensioni previdenziali tedeschi la possibilità di avere incassi da poter dare un aumento. Noi l'abbiamo deciso con le tasse dello Stato, ovvero aumentando il debito dello Stato. Da questa l'occhio corrucciato con cui la Germania guarda alle scelte dell'Italia in questione previdenziale, ma anche in altre questioni, vedi bonus, eccetera, super bonus. Esatto, no, ma questo aiuta anche a capire perché certi provvedimenti possono essere presi o non presi
dal nostro Stato autonomamente, perché visto che siamo in Europa dobbiamo rispettare, dopo se, ci troviamo un po' in difficoltà per altre cose che ci possono essere messi i bastoni tra le ruote. Gianangelo Bellati, è così. Ma allora il concetto è che tutto questo nasce da una mamma, che è quella che dice dal Trattato di Maastricht che il debito pubblico e anche quindi il deficit, quindi continua annuale, sempre a tornare il debito pubblico. Esatto, non possono superare certe soglie. E per cui ecco che ci si trova di fronte non tanto a un divieto di aumentare le pensioni o indicizzarle o quant'altro, ma al fatto che, essendo, come diceva Renato Masolo, fa pubbliche, si va a pesare poi sui conti pubblici e quindi il problema nasce sempre dal fatto che noi tendenzialmente tendiamo a spendere di più rispetto a quello che possiamo avere come tasse dai cittadini, e questo genera quindi deficit annuale, genera poi il debito pubblico che va in aumento. Quindi questa situazione qua è sempre tenuta sotto controllo da parte della Commissione Europea, perché una destabilizzazione di un paese di 60 milioni di abitanti come è l'Italia dal punto di vista della finanza pubblica potrebbe essere drammatico anche per gli altri paesi del sistema europeo. Ecco per cui esistono anche, da quando sono state le grandi crisi finanziarie del dopo 2000, quei sistemi di garanzia degli stati che sono in difficoltà, il fondo salva stati per esempio, certo, sì, questi visto. Sistemi che sono stati ideati proprio per permettere al sistema europeo di andare in soccorso con certe garanzie, a certi patti, a certe condizioni, dei paesi che sono più deboli. Ma non conviene all'Europa che noi andiamo oltre un certo tot di debito, perché destabilizziamo l'intero sistema, certo. Da qui nasce questa conseguenza. Chiarissimo. Torniamo anche ad altre questioni subito dopo la pubblicità, tra poco.